186 anni di storia, un passato che precede addirittura la nascita dello Stato italiano e che viene aperto al pubblico nel nuovo museo della Società Reale Mutua di Assicurazioni. Tutto inizia a Torino a causa degli incendi che nel primo Ottocento erano molto frequenti. Per questo Carlo Felice, re di Sardegna, dà impulso alla prima compagnia assicurativa costituita in forma di mutua e sottoscrive la prima polizza per la sua residenza. Man mano che il Piemonte diventava Italia, man mano che si estendeva il regno d'Italia e pian piano la Reale seguiva lo sviluppo del Piemonte aprendo agenzie, entrando in tutte le regioni italiane. Reale Mutua di guerra ne ha viste tante, così come le persone che in essa hanno lavorato, ma sempre al servizio di una collettività. E penso che questo debba essere il messaggio più importante che questo museo porta ai visitatori. La storia della Reale Mutua si intreccia con quella d'Italia come accade per poche altre società. L'itinerario del museo è costellato da testimonianze di personaggi illustri, come le polizze di Casa Savoia e di Gabriele D'Annunzio, ma anche di persone comuni, come il contadino Litterato che venne condannato ai lavori forzati per aver appiccato un incendio. Questo manifesta la sensibilità e la serietà con cui le frodi, che oggi sono un fenomeno ancora molto diffuso nel mondo dell'assicurazione, che ai tempi invece venivano punite assai pesantemente. Uno spaccato sulla società italiana che si estende anche alle politiche del lavoro, con molte curiosità. La prima donna in Reale Mutua è entrata come impiegata nel 1926. In particolare, nel momento in cui si fosse sposata, ma questa era un po' l'abitudine dell'epoca, avrebbe dovuto dare le dimissioni da Reale Mutua. Questo faceva parte del contratto di assunzione. Come possiamo vedere, in 100 anni le cose sono profondamente cambiate e mutate decisamente in meglio.